Ciao, io e il mio foglio che vi fa molta paura di dire la verità siamo pronte. Questo sarà il video con i miei consigli per chi studia e lavora, quindi quello che applico e ho applicato io, perché ovviamente, come grande premessa generale, è corretto dire innanzitutto che ognuno ha i propri ritmi, ognuno ha le proprie abitudini, cambia l'orario di lavoro, cambia gli impegni che si hanno, soprattutto se adesso agite in un modo e vi piacerebbe introdurre un mio consiglio o il consiglio di un altro, comunque applicare delle modifiche a quello che voi fate normalmente. Le cose vanno fatte un po' alla volta, quindi siamo umani, una cosa alla volta. Non pretendete che se siete abituati a fare 10 pagine in un giorno, arriverete da un giorno all'altro a farne 3.000, perché non è normale. La stessa cosa. Io, per esempio, negli ultimi mesi ho anticipato la sveglia, da che mi svegliavo, ormai è quasi un anno in realtà, da che mi svegliavo alle 7:30 mi sveglio alle 6, con tutto ciò che è un'ora e mezza di differenza che comunque si sente, soprattutto siccome me tendete ad essere più attivi il pomeriggio, la sera, la mattina, ho iniziato ad anticipare di un quarto d'ora alla volta per rendere il tutto un pochino meno traumatico. Ma iniziamo subito con il topic del video. Allora, speriamo questa volta di farcela perché io ho già girato questo video, ma non era assolutamente, non aveva né capo né coda, era troppo generico. Allora, come primissimo argomento, vi do una base di quello che faccio io per farvi capire la mia situazione qual è. Io convivo, siamo entrambi però lontani dalle famiglie di origine, per parlare in termini tecnici. Ho un lavoro di ufficio, lavoro dal lunedì al venerdì 8 ore al giorno e frequento la facoltà di Scienze della Comunicazione. Quindi ho bisogno di gestire il lavoro, di gestire l'università e di gestire anche tutte le altre tipi di incombenze personali piuttosto che no. Tra l'altro, da pochissimo mi sono anche iscritta in palestra e ho anche aperto un altro canale YouTube perché mi piace complicarmi la vita. Il canale, per la cronaca, si chiama La Libreria dei Filosofi e indovinate di cosa tratta. Comunque, cercate di farvi aiutare da qualcuno che vi può aiutare, nel senso, io e il mio compagno ci dividiamo nella norma egualmente gli impegni che hanno a che fare la spesa, la cucina, le pulizie e via dicendo. Ovviamente nei periodi in cui lui è più oberato me ne occupo più io, in questo periodo in cui sono molto più occupata io se ne sta occupando di più lui. Perché ragazzi, ribadiamo il concetto generale di questo video sarà siamo umani, impegnarsi sì, esaurirsi e farsi venire un attacco di ansia, di depressione, di esaurimento nervoso, no. Allora, il mio primo consiglio, io ho articolato 8 punti, quindi direi di iniziare. Il mio primo consiglio è quello di stabilire una routine, cioè cercate di capire se con il vostro bioritmo, perché è anche importante capire se voi siete più attivi la mattina, se siete più attivi il pomeriggio, oltre il tipo di orate che fate, e secondo le esigenze, quindi secondo gli orari di lavoro che fate, una routine, appunto, il che significa, come tutte quante le abitudini, se noi siamo abituati a studiare prima di andare al lavoro o dopo il lavoro, o in una certa fascia oraria, piuttosto che altre situazioni che dovrete ovviamente personalizzare, una cosa che diventa un'abitudine inizia quasi a diventare appunto una cosa automatica che voi sapete. Io torno a casa, faccio questo, poi vado a prendere il libro e mi metto a studiare. Ovvio, non vi farà divertire, dici che bello, non vedo l'ora di andare a casa a studiare, non necessariamente, soprattutto con gli esami e i testi che vi fanno impazzire. Quindi, però, ripeto, inserire lo studio come un impegno che rientra in una routine e che ha uno spazio dedicato di norma all'interno della giornata, a me ha aiutato tantissimo a farlo diventare una cosa continuativa, ecco. Io, per esempio, da quando mi sveglio ho bisogno di almeno un'ora per entrare nel mondo dei vivi, quindi non riuscirei a studiare prima. Io ho anticipato la sveglia perché il mio lavoro consiste, cioè io ho la possibilità, ho la cosiddetta flessibilità oraria, cioè posso iniziare a lavorare dalle 8 meno un quarto la mattina alle 9, fino alle 9 e un quarto. Prima arrivo, prima esaurisco le mie 8 ore di lavoro, prima me ne posso andare a casa. Quindi che cosa faccio? Inizio a lavorare tra le 7:30 e le 7:40 in modo tale che il tempo che mi sveglio, il tempo che esco da casa alla fermata è passata quasi un'ora, il tempo che arrivo al lavoro sono altri 20-30 minuti, mi sono svegliata, sono operativa. Quindi per
per le mie abitudini, per il mio bioritmo, studiare prima di andare al lavoro sarebbe completamente inutile. Quindi quello che io personalmente faccio è studiare quando torno a casa da lavoro. Io studio a casa perché mi concentro molto di più a casa, riesco a essere più produttiva su più fronti, questo ne parleremo dopo, soprattutto perché con i miei orari, più delle volte, anche se io provo ad andare in sala studio, provo ad andare in biblioteca, non c'è quasi mai posto, e poi il tempo che arrivo, mi sistemo, inizio a studiare, la biblioteca e sala studio, tempo massimo un'ora, due ore, mi chiude, e quindi per come sono fatta io mi sballa troppo la situazione. Se vi rendete conto che invece avete enormi difficoltà a concentrarvi a casa, provate ad andare in sala studio e in biblioteca per aiutare la concentrazione e essere produttivi. Ovviamente per chi fa un part time, mi viene semplicemente da dire, perché io anche ho studiato un periodo in cui facevo un part time, quando lavoravo la mattina studiavo il pomeriggio, quando lavoravo il pomeriggio studiavo la mattina. Se lavorate con i turni, fatevi una routine, nel senso, se ho il turno presto la mattina, torno a casa, magari mi sveglio, che ne so, ore impensabili, dormo una o due ore e poi mi metto a studiare, o quando ho il turno il pomeriggio studio la mattina. E via dicendo. Se lavorate la sera e magari non frequentate, quindi non avete la necessità di svegliare, che ne so, tornate a casa da lavoro alle 2 di notte perché fate camerieri, perché lavorate in un cinema, in un teatro, e non vi dovete svegliare necessariamente prestissimo per andare a lezione, il mio consiglio è quello sempre di mantenere una routine e, per abituare i cicli anche del sonno, di cercare di rispettare anche i giorni di non lavoro, gli orari che fate al lavoro. Cioè, voi, che ne so, uscite da casa alle 7 per iniziare a lavorare, tornate a casa alle 2, vi cercate di fare almeno 6-7 ore di sonno. Io vi parlo perché se non faccio almeno 6 ore di sonno, cioè non connetto proprio, non sono nel mondo. Se avete necessità di dormire meno, bea di voi, in tutta onestà. Però, nel senso, vi considerate le vostre 6-7 ore di sonno, vi svegliate per un'ora, prendete coscienza di quello che accade intorno a voi e iniziate a studiare, quindi studiate prima di lavoro. È ovvio che questo deve essere possibile, perché quando fate turni a cicli, è vero che se lo fate come lavoro probabilmente siete già abituati a cambiare gli orari del sonno. 2. Scrivere e segnare gli impegni e le cose da fare. Questo vale in generale per la produttività. Io non sono assolutamente una coach, cioè io sono una persona normale che è esaurita il livello medio come le persone normali, e sono esperienze personali. Succede cosa che io spesso mi rendevo conto che avevo nella testa tutto quello che dovevo fare: la devo caricare la lavatrice, devo fare questo, ma cena che mi mangio, ma questo, e quindi nella testa tutte queste cose da fare mi sembravano centuplicate e non sapevo mai da dove iniziare. Stavo talmente tanto di quel tempo a pensare che cosa devo fare che poi di fatto non faccio niente. Allora usate un quaderno, dei fogli riciclati, nel senso, stampate, non vi serve più, usate il retro, un'agenda, un bullet journal, un Midori, quello che volete, trovate il sistema che secondo voi si adatta meglio e tenetevi le cose che dovete fare, perché averle già scritte vi aiuterà ad avere la testa più libera, i pensieri più ordinati su quello che dovete fare, e anche a organizzarli in maniera utile nell'arco della giornata, della settimana e del mese. Io personalmente, piano piano con il tempo, io ero sempre stata abituata a tenere un'agenda, ho integrato il bullet journal, o comunque poi magari ve ne parlerò. Se vi interessa il bullet journal, comunque la lista degli impegni, delle cose da fare a breve, medio e lungo termine, principalmente in generale uso questi due. Il bullet journal non lo uso con continuità, lo uso nei periodi in cui sono bella piena di cose da organizzare e da tenere traccia, altrimenti riesco con la mia agenda a tenere un pochino traccia di tutte le cose essenziali. Quindi io mi muovo in questo campo. Un altro consiglio che vi do, che è il terzo, è tracciare tempo e quantità di studio giornaliero. Io mi rendevo conto che spesso non avevo la reale percezione di quanto stavo studiando, perché abituata ad uscire di casa alle 7 e a tornare a casa nella migliore delle ipotesi alle 5 meno un quarto,
Era talmente relativo rispetto all'orario di lavoro e tempo che dedicavo sui libri che avevo sempre l'impressione di non fare quasi niente e quindi ad andare nel panico perché pensavo di stare tremendamente indietro con lo studio, di non riuscire a prepararlo in un mese piuttosto che in 3 settimane, dipende dall'esame, dai crediti e via dicendo. Quindi ho iniziato a segnarmi, oggi ho studiato queste ore e magari ho fatto tante pagine. Io è un po' di tempo che lo uso perché mi invoglia anche ad usarlo lo study planner di cui vi ho fatto un video che se mi ricordo vi linko, coreano, ma anche qua non c'è bisogno che si spendono soldi, io quelli, nel senso, su AliExpress ragazzi figurate quanto ho potuto pagare, però per vedere se vi si adatta, se vi è utile, iniziate con un semplice quaderno, un semplice foglio e tracciate. Io anche per esempio quello che faccio, mi segno il programma, molto, deve essere una cosa molto rapida perché se l'organizzazione di questa cosa vi prende un'ora al giorno, regà, allora fate 100 volte meglio a passarla a studiare, sia chiaro. Io però magari nei tempi tra virgolette smorti di relax, di pausa, me lo preparo e mi segno che ne so quante volte ho fatto il capitolo 1, quante volte ho fatto il capitolo 2, quante volte ho fatto un testo, perché a volte ho l'impressione di, madonna, ma io sto coso. Ma quante volte l'ho letto? Cioè, nella mia mente magari penso di averlo letto 2 volte, in realtà non l'ho già letto 4. E quindi questo mi è anche utile per capire, non me lo ricordo perché lo leggo che sono distratta, perché qual è il problema per cui non riesco a fissarlo a mente? Se l'ho letto così tante volte, lo sto elaborando male, non ho ripetuto abbastanza e via dicendo. 4, che forse è il consiglio principale, è quello di imparare a gestire il tempo e le energie, perché uno parla sempre di la corsa contro il tempo, non ho tempo, ma è anche una questione di energie, perché oltre alla qualità serve la quantità di quello che fate, cioè scusate, oltre alla quantità serve la quantità, non gliela posso fare, oltre la quantità è utile sapere anche la qualità di quello che fate. Ora, ad esempio, sempre nell'ordine di introdurre lo studio come una routine, ovviamente non è che questo succede tutti i giorni, tutto l'anno, anche se io ho dilato il tempo rispetto a quando studiavo solo, un esame che mi facevo in 2 settimane, adesso minimo minimo ce ne vogliono 4, minimo minimo, ok? Quindi io inizio a studiare all'inizio del semestre, ovviamente nella fase iniziale della preparazione dell'esame, mi prendo più tempo per me, per uscire con gli amici e fare cose del genere. Poi, mano a mano che si avvicina l'esame, più non ho vita sociale. Riassunto breve. Per il discorso di fare una routine e per tenere anche un allenamento il cervello e i neuroni, studiate, io vi consiglio di studiare almeno un'ora tutti i giorni in cui lavorate, almeno un'ora, il che significa che non è che se inizio a studiare alle 5, alle 6, un minuto mi casca la penna, no, continuo a studiare, però studiate, cercate di studiare tutti i giorni in cui magari non avete un'ora oppure lo riuscite a fare solo dopo cena quando siete più stanchi, il mio consiglio è rivedete quello, rileggetevi semplicemente quello che avete fatto i giorni precedenti. Io faccio così perché ovviamente ritorna al discorso dell'energia, perché senza energia non siamo concentrati e praticamente stiamo sprecando del tempo e ci sentiamo anche magari frustrati perché mentre leggiamo sul libro non capiamo niente e quindi dici ecco sto perdendo tempo e pensare che non sono andata alla festa di quello del compleanno, il risultato all'aperitivo, cose di questo tipo. Per la gestione del tempo io vi consiglio di, una volta che tenete traccia di quello che dovete fare, di cercare di accorpare gli impegni che dovete fare. Che cosa intendo? Io mi segno gli impegni, però so mentalmente le cose che devo fare dentro casa, le cose che devo fare fuori casa, le cose per cui, che ne so, devo stare al computer. Questo perché una volta che io esco di casa per fare delle commissioni fuori, quel giorno cerco di esaurire tutte le commissioni che devo fare fuori casa. Perché una volta che rientro a casa l'ho fatto e non rischio il giorno dopo di perdere un'altra ora perché devo uscire dal lavoro devo andare in centro, devo andare in una parte, poi devo ritornare a casa. Il viaggio ovviamente prende tempo. Saper organizzare meglio queste cose e lo spazio non significa solo avere più tempo da dedicare in modo utile allo studio, significa avere anche magari mezz'ora, un'ora, 2 ore di tempo per voi nell'arco della giornata, perché il tempo che noi sprechiamo nel fare delle cose fatte male, cioè nel senso dell'ansia che non si sono finite le cose o di oggi faccio una cosa però non la finisco, la faccio il giorno dopo.
È tempo che noi perdiamo con niente, quindi non ci stiamo rilassando, non stiamo studiando, non ci stiamo riposando e non, forse non abbiamo nemmeno concluso niente perché abbiamo lasciato quattro cose a metà. Io non posso, c'è uno studio in ufficio perché il tipo di lavoro che faccio fondamentalmente non me lo consente. Quando sono indietro con lo studio e quando sono a ridosso dell'esame, durante la pausa pranzo, dopo che mangio, allora può capitare che studi e ripasso. Altrimenti, quello che io faccio e che vi consiglio di fare è di rendere produttive anche le pause caffè e le pause pranzo. Ovviamente, i giorni in cui siete più stanchi perché avete più lavoro, avete dormito meno, la pausa prendetela come relax. Altrimenti, quello che io faccio è sbrigare delle cose. Ad esempio, le bollette io le pago tutte dal conto corrente online. Generalmente lo faccio durante le pause caffè o durante la pausa pranzo. Vicino al lavoro, relativamente vicino al lavoro, ho un Tigotà. Mi servono delle cose, delle promozioni, perché è in promozione e quindi intanto ne prendo uno, finisce una cosa la devo andare a comprare, svolgo queste cose. In modo tale che io torno a casa, studio, una volta che ho finito di studiare, ah, che bello, mo mi siedo sul letto, sul divano, faccio niente. Ok, sì, ovvio, qualcosina fai, però fai quelle cose molto molto rilassate, perché magari mentre cucini ti metti le cose su YouTube, ti fai una maschera al viso che un po' ti rilassi, fai queste cosine qua. La stessa cosa vale per le pause di studio. Tra l'altro è provato da alcuni metodi studi. Tra l'altro, a proposito, vi consiglio caldamente il sito di Andrea Giulio Dori, se non mi ricordo male, che è Efficacemente, dove io ho preso tanti consigli, tante tips che poi ho fatte mie. Lui, secondo me, è veramente bravo e non ha l'atteggiamento da guru ti salverò la vita, che è una cosa che io apprezzo tantissimo. Rendete produttive le pause di lavoro. Buonanotte. Di studio, perché sempre nell'ottica che se voi fate qualcosa di utile sia a livello di concentrazione sia a livello pratico, quando avete finito di studiare avete del tempo per voi, non per fare altri doveri, per voi. È una cosa che è incredibile. In più, vi dicevo, è stato approvato, è stato sì, certo, è stato provato che per il cervello è più utile fare qualcosa di manuale, di fisico durante la pausa dallo studio o questa tecnica vale anche per essere più produttivi sul lavoro. Comunque, è più utile fare una cosa pratica perché il cervello stacca completamente e quando vi rimettete sui libri siete più concentrati. Quindi, ovviamente, fate cose che potete fare nell'ottica della pausa. Poi volete fare la tecnica del pomodoro, volete fare i cicli antiradiani, volete fare vado avanti finché non mi stufo, nel senso che finché vedo che sono concentrata mantengo il livello, dopodiché faccio una pausa. Io faccio cose piccole, tipo scarica, scarica la lavastoviglie, faccio mando avanti la lavatrice, stendo, piego i panni, cose che si esauriscono, perché un altro consiglio che io vi do, non sopravvalutate l'essere multitasking, perché se fate troppe cose contemporaneamente che lasciate aperte, non riuscite a concentrarvi realmente su nessuna di queste, perché mentre studiate state a pensare che dovete finire stendete i panni e pensate che non avete ancora finito il capitolo. Sto studiando, ho il sugo, però ogni tanto mi devo alzare e andare alla girà. No, le pause cercate di fare delle cose che finiscono o che se rimangono anche aperte, cioè tipo ho passato lo Swiffer solo in camera da letto, non l'ho passato in salone, non vi rimane il puntiglio nella testa di questa cosa lasciata a metà. Poi, riprendo il discorso di prima, io cerco di studiare un'ora tutti i giorni, quando mi metto a studiare cerco di studiare il più possibile per quel giorno, perché poi magari un impegno di un giorno che ne so. C'ho una visita alle 5, me la fanno alle 6, il tempo che torno a casa non apro il libro, gioco di anticipo, perché non mi posso fare un programma di studio troppo rigido, perché io basta che un giorno devo fare gli straordinari al lavoro perché c'è più lavoro e torno tardi, non ce l'ho magari un'ora, magari sono distrutta, stanca, preferisco riposare e dormire, ok? Quindi quando vi mettete a studiare, studiate più tempo che potete, con le giuste pause perché sono funzionali. Un'altra cosa che vi consiglio è di cercare di capire quello che nell'arco della vostra giornata vi fa perdere tempo senza essere utili. Cioè, tipo, io a un certo punto ho realizzato di quanto tempo passo con lo smartphone, col telefonino,
dove realmente non mi sto nemmeno rilassando perché passo compulsivamente a scorrere la home di Facebook, a scorrere Pinterest, a scorrere Instagram, a fare un giochino stupido. Non sto staccando il cervello e non sto facendo niente di utile. Magari invece di stare 20 minuti col cellulare, studio 20 minuti o durante quei 20 minuti faccio una cosa che realmente mi stacca, leggo il libro di piacere che sto leggendo, mi faccio una maschera sul viso, mi vedo seduta con comodo un video su YouTube che mi piace, cose di questo tipo. Quindi capite quello che vi fa perdere tempo senza essere utile, utile né a livello di relax né a livello di produttività, e cercate di limitarlo ed eliminarlo. È anche sempre provato come cicli di energia che è molto più utile per l'organismo piuttosto che mantenere sempre lo stesso livello di stanchezza, quindi di cose da fare. È più produttivo alternare periodi molto molto intensi a periodi più rilassati, dove non significa non faccio niente e poi mi ritrovo a far mondo perché per una settimana non ho fatto niente di niente, ovviamente. Quindi magari fate così, vi create delle settimane dove siete più impegnati, dove vi focalizzate di più sullo studio, una settimana dove magari mi focalizzate un pochino di più sugli impegni, e poi ovviamente finito l'esame vi distendete un attimo e vi dedicate più tempo alle cose che fate. In tutto questo vi consiglio di trovarvi un passatempo, un hobby, dove realmente staccate il cervello in modo tale che ricaricate le famose energie che vi servono per studiare. Il fatto per me di fare video su YouTube è quell'isola, quel momento che io mi prendo dove faccio una cosa che mi piace e che non mi fa sentire troppo in colpa. Ovviamente se ci passo 13 ore al giorno no, però mantenuta tra virgolette nei confini, allora mi dà, ah, che bello. Se devo pensare, no, devo caricare due video al giorno, non devo fare video, allora no, fate una cosa che vi fa staccare il cervello dai doveri e entrate nella sfera del piacere, ok? Detta così pare una cosa chissà che. Non fate troppo piani rigidi, l'ho detto. Per quanto riguarda gli impegni e la vita privata, è un po' brutto da dirlo, imparate a stirare delle priorità. Cioè, quando iniziate a preparare uno o più esami e vi fate un'idea del tempo che dovete passare a studiare, io parto dal presupposto che più riesco a studiare meglio è, se so che durante quella settimana c'è un aperitivo generico con gli amici e una festa di compleanno, rinuncio all'aperitivo e vado alla festa del compleanno, dove mentre sto lì non sto in paranoia che mi sto a lasciare dietro lo studio. O metteteli in fascia oraria dove voi sapete che non studiate. Se voi sapete che dopo cena non studiate, allora magari prendete un impegno dopo cena, dove però certo io mi sveglio alle 7, quindi per me impegni dopo cena significa che è 9, 9 e mezzo, c'ho già il cervello in pappa, ragazzi, eh? Quindi su questo vi dovete regolare voi. Nel discorso invece, ad esempio, sul guadagnare tempo utile e il tempo che guadagnate lo fate, lo passate anche a fare quello che volete, un consiglio che io vi do è per esempio quello di, io ho fatto un video in medico, che se vi ricordo sempre in medico, certo che vi linko, che è quello relativo al pianificare i pasti. Io l'ho iniziato a fare perché mi rendevo conto che spesso nell'arco della settimana dovevamo andare al supermercato a comprare qualcosa che ci mancava per far pranzo, per fare la cena, che iniziavo a pensare alle 2, anche perché per me mangiare è un pensiero, ma che stasera che se famo da mangiare? Allora io perdevo tempo a tutto sto casino di cose. Allora ho iniziato, ripeto, a fare, io in genere facciamo 2-3 giorni, quindi più o meno 6 pasti per volta, in modo tale che la spesa la devo fare 2 volte a settimana. So cosa mi devo preparare il giorno a pranzo dopo, so cosa mi devo preparare la cena, mi sono torta un tarlo nella testa e ho guadagnato tempo per fare anche quello che mi piace oltre a quello che devo fare. Come vi dicevo prima, passiamo al punto 5, cioè tenete conto della qualità oltre che della quantità, perché l'importante è dormire, riposarsi. Non possiamo fare i super uomini e le super donne che dormono 2 ore, 3 ore a notte sempre, perché così studiamo 5 ore e ne lavoriamo 10. I conti non tornano, ma non è questo. Cioè, che ne so, ecco, studio 4 ore e lavoro 20 ore. Ok, fa tornare i conti, che poi non è vero perché do i 2 ore di sonno. Comunque, quindi se vi rendete conto che vi mettete sul libro e vi state a morire di sonno o vi state a morire di sonno prima, dormite, fate del riposino, che questo non deve diventare una scusa, no, sono stanco quindi non faccio niente. Il non fa niente significa sta davanti alla PlayStation, sta su al divano, sta cincischiando, non fa niente. Se siete stanchi vi riposate. Io ad esempio durante la settimana
In un giorno condenso 2 o 3 ore in cui penso a fare quello che voglio. Se sono stanca mi metto a dormire, piuttosto che giro un video, piuttosto che guardo i video, piuttosto che leggo. Ritorniamo al discorso di prima, la mia isola delle cose che mi piace fare. Quindi, riposate in modo corretto, cioè fate il pisolino, dormire. Perché è 100 volte meglio studiare un'ora, ma studiare concentrati, quindi aumentare la qualità dello studio, piuttosto che studiare 2 o 3 ore mentre state a pensare a letto, al cuscino. Ok? Quindi ripeto, senza però esagerare e prenderlo come scusa per non fare niente. Come vi ho detto prima, se magari non riuscite a prendere sonno, cioè avete meno tempo, volete fare una cosa più soft che comunque sia utile ai fini della preparazione dell'esame, rivedete gli appunti se siete andati a lezione, se li avete recuperati, rivedetevi le mappe sinottiche, provate a ripetere, piuttosto che rileggete semplicemente le pagine che avete fatto i giorni precedenti. Il punto 6 era il multitasking, ma non troppo, a cui aggiungo, se volete piano piano approcciarvi un po' alla routine e a un'organizzazione base, cercate di scorporare la giornata in fasi dedicate per gli impegni. Cioè io so che dalle 6 che mi sveglio alle 17 sono impegnata bene o male al lavoro, con frammenti di pausa pranzo di 45 minuti in cui magari sbrigo degli impegni come rispondere alle mail, pagare le bollette e via dicendo, o anche leggere. Però poi so che dalle 17 che sto a casa, dalle 17:30 almeno fino alle 19 voglio studiare. Io ovviamente so, la fase quella degli orari fissi, piuttosto che dici poi dalle 19 alle 20, che ne so, faccio il piano del menù o mi dedico agli impegni di casa, ok? Poi mangio, dopo cena mi rilasso, non faccio niente che rientri nel dovere, ma faccio solo quello che rientra nel piacere. Poi passiamo alla concentrazione e le tips, che andiamo un po' più nel pratico. Per quanto riguarda la concentrazione, dovete capire voi quanto vi distraete e cosa vi fa distrarre. Ok, io riesco, per esempio, il PC lo devo tenere spento, salvo i casi in cui mi serve il computer perché devo fare nel contempo delle ricerche online o perché c'è una parte web del volume che sto utilizzando. E con il Mac, che ha la ficata di avere la doppia scrivania, io ho una scrivania chiara, quindi dove non ho niente che icone, voglie di aprire la foto, vedere il video, vedere le foto. No, c'ho l'icona, c'ho internet e cerco quello, basta. Io poi ho il vantaggio che quando decido di mettermi a studiare, mette a studiare, è difficile, che poi mi rende male 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 da questo punto di vista. Quindi poi io il PC lo tengo vicino, ma perché uso app come vi ho fatto, di cui vi ho parlato in un video, come Focus Key Picker, molto molto raramente, mentre uso di più Leio. Però lo faccio la suoneria e tolgo la vibrazione. Se sono dei giorni in cui tendo a perdere più facilmente la concentrazione, praticamente abbasso al minimo la luminosità dello schermo, che quando mi arrivano delle notifiche non mi cade automaticamente l'occhio nel vederle. Trovate magari un angolo dedicato, cioè voi sapete che quello spazio lì è dedicato allo studio, vi mettete lì, non c'è il televisore, non c'è il PC, non c'è il tablet, non c'è questo, non c'è quell'altro, e lo fate. Io questo in questo appartamento non mi è possibile, nel senso che io studio sul tavolo della cucina, quindi mi devo spostare le cose, è quello il mio angolo dedicato. Poi, quando vi mettete a studiare, mettetevi tutto quello che vi serve. Innanzitutto, ragazzi, idratatevi, cioè dovete bere, che sia acqua, che sia tè, che sia tisane, che sia bere, perché è provato scientificamente che rimanere idratati favorisce di molto la concentrazione. E tutto quello che vi serve, il libro che anche consultate una volta ogni 10 giorni, io per esempio ho sempre il burro di cacao, tutto il materiale di cui vi serve. Tutto in modo tale che evitate i casi in cui falsate perché mi serve questo, mi serve quell'altro, e interrompete continuamente la sessione di studio. Per il resto, io vi consiglio anche di tenere tutto in ordine, quello che siano gli appunti, i libri di testo, cioè avete, se avete la scrivania dedicata, li lasciate lì. Se nel mio caso lo dovete spostare in libreria, io in libreria ho una pila di tutte le cose che mi servono per la preparazione dell'esame, perché se ogni giorno vi dovete pure andare a ricercare dove ho messo la penna, dove ho messo la matita, dove ho messo quel testo, dove ho messo la dispensa, avete buttato 40 minuti a ricercare le cose che vi servono. Per quanto riguarda le tips più pratiche, allora, frequentare, non frequentare, allora, dipende.
Io ho deciso, per questioni di sanità mentale, di tempo e da dedicare allo studio, insomma, tutto quanto, di frequentare solamente le lezioni, che ovviamente mi consentono di farlo. Io al lavoro posso usufruire, faccio la richiesta ogni anno, di 150 ore da dedicare appunto alla frequenza delle lezioni, oltre 8 giorni, 8 giorni quelli spettano di legge in cui andare a sostenere gli esami, certificando queste cose. Ovviamente, essendo 150 ore, quello che io faccio, cioè già che ne so, alcune fasce orarie per me seguire tutto il corso è impossibile. Alla mia facoltà sono esami da 6 crediti e da 12, quindi o prendono un semestre o prendono il trimestre. Io generalmente frequento o un corso intero da 12 a 3, cioè nel senso ogni semestre o cerco di, al massimo frequento un corso da 12 o due corsi da 6, però spalmati nei due semestri diversi, perché sennò diventa troppa roba insieme e mi esaurisco. Però vi ripeto, io ho scelto di frequentare solamente i corsi essenziali, tipo sociologia generale l'ho seguita perché i testi non sono il massimo, quindi era molto utile e molto chiaro, il professore spiegava bene, seguiva un iter corretto e quindi mi ha aiutato molto per la preparazione. Tutti quelli che richiedono magari un esame, qualcosa di pratico, tipo gli esami di semiotica, da noi sia nell'uno che in semiotica storytelling c'è una parte tecnica di analisi semiotica e in classe, cioè a lezione, si facevano le esercitazioni. Seguire tutto, tutto, tutto è impossibile perché vi esaurite e in alcuni casi, insomma, se il professore non è cioè, se il test, se l'esame verte sui materiali e il professore ripete quello che c'è scritto sui libri in maniera abbastanza uguale, potete tranquillamente non frequentare la lezione. Per sapere quello che è utile fare, oltre a contattare i professori, che è sempre cosa buona e giusta, non abbiate paura, può essere utile anche iscriversi ai forum o ai gruppi Facebook della vostra facoltà, dove magari riuscite a reperire informazioni, qualcuno vi passa gli appunti, vi dicono se è realmente utile frequentare piuttosto che no, e cose di questo tipo. Un'altra cosa che io faccio, è che per questa cosa devo ringraziare Simon, mi registro, cioè quando io leggo dal libro, ripeto se sono nella fase più avanzata, mi registro con il telefono e mi riascolto. Mi riascolto quando, ad esempio, nei periodi in cui o nei giorni in cui riesco a studiare meno, mi registro, che ne so, mi riascolto in autobus o da casa al lavoro, dal lavoro a casa. Le registrazioni non le fate troppo lunghe, perché se vi mettete a fare registrazioni di 2 ore, al massimo vi ascolterete 40 minuti. Quindi fate magari per argomento registrazioni, io me ne tengo tra i 30 e i 35 minuti, che è il tempo che ci impiego fondamentalmente da lavoro a casa, da casa al lavoro in autobus. Oppure sto in fila dal dottore alle poste, da qualsiasi altra parte, non ho sempre il libro dietro, perché se mi devo portare altre cose, mi devo preservare anche la colonna vertebrale, mi ascolto quello che dico. Oppure periodi in cui sto partimentalmente indietro col lavoro, sto incasinata, Alessandro anche è più impegnato, quindi io ho anche più doveri casalinghi da seguire, mentre cucino magari mi ascolto la registrazione se quel giorno non sono riuscita a fare niente di concreto. Se frequentate, io registro anche le lezioni che frequento, non le sbobino perché ragazzi, sbobinare è una perdita di tempo più unica che rara. Quindi io che cosa faccio? Registro, salvo sul PC. Nei casi in cui il professore è particolarmente chiaro e quindi riascoltare le lezioni è a tutti gli effetti un ripasso, a volte mi ascolto quelle, soprattutto nelle parti in cui i testi da cui studiare sono più fumosi. Quindi io mi vado a riascoltare quei pezzi per farmi chiarezza e anche in alternativa ascoltare, io che ripeto perché la mia voce mi irrita. Io tendenzialmente nella norma porto sempre il libro che sto studiando, perché appunto se sono in giro e non ho niente da fare, non lo faccio sempre, lo faccio sempre quando sono più a ridosso dell'esame, quindi sono nella fase di ripasso, per cui leggere male non fa.
Per il resto, questo dovrebbe essere ultima perché sto video non finisce più, è il metodo di studio su cui magari vi posso, io non ho un metodo di studio perché dipende dalla materia, dipende da come sono strutturati i libri, dipende se da 12 crediti, dipende se ho seguito, dipende da 3.000 fattori, ok? Però cercate di non fare un metodo di studio che non sia troppo complicato, troppo elaborato e che vi prenda più tempo, nel senso, io sono sempre stata una che se faceva riassunti, 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 riassunti. Mi sono fatta violenza e ho smesso, perché fare il riassunto, cioè il tempo in cui faccio il riassunto lavorando, cioè lavorando, quindi avendo meno tempo di uno che studia solo a dedicarmi allo studio giornalmente, ovviamente io la maggior parte delle volte, cioè le ore in cui studio di più sono il sabato e la domenica, anche se io non mi metto la sveglia, non mi metto la sveglia alle 6 come il resto dei giorni, perché comunque se ho bisogno di dormire, dormo. Se sono indietro con lo studio, allora magari mi posso mettere la sveglia alle 8, alle 9 la mattina, però devo dire che ho trovato un sistema per cui generalmente evito di arrivare proprio col magone finale. Ogni tanto capita, ma mai capita perché l'esame mi mette particolarmente ansia, quindi non sono oggettivo con la mia preparazione. Ho completamente eliminato o quasi i riassunti, ad esempio nell'ultimo esame che ho sostenuto li ho fatti perché i libri di testo, per come sono abituata io, per me erano fatti malissimo e quindi mi sono dovuta ricomporre un discorso ordinato nel mio cervello per poter padroneggiare con sicurezza gli argomenti del caso. Altrimenti ormai passo o a fare solamente degli elenchi chiave, tipo questa cosa si struttura in quattro punti, i quattro punti, non un riassunto totale, soprattutto negli esami molto discorsivi, anche perché ripeto, a un certo punto ho realizzato che il tempo che mi facevo il mio bignami personale avrei fatto in tempo a rileggere il testo 2 o 3 volte, quindi nello stesso tempo avrei acquisito molta più. Secondo, poi ripetete, io lo odio, lo continuo a odiare, ma continuo a farlo, perché quando ripetete è come se studiate 2 volte, lo studiate nel momento in cui lo state leggendo, lo studiate nel momento in cui ve lo sentite ripetere. In più, anche per gli esami scritti, nella mia facoltà la maggior parte degli esami sono scritti. Adesso me ne manca forse solo un orale, se non cambiano idea nel frattempo. Comunque, anche se l'esame è scritto, perché se voi avete un discorso preparato, intanto vi rendete conto se lo sapete quell'argomento oppure no. Secondo, poi, quando iniziate a scrivere, cioè anche se l'esame è scritto, voi vi risentite il discorso che avete fatto e sprecate molto meno tempo a cercare di, allora diceva questa, però diceva quello, diceva quell'altro, perché avete il discorso pronto nella testa, quindi sia da dire sia da scrivere. Per il resto, vi ripeto, vi rimando al sito di Efficacemente, che linko qui sotto, non mi sta a pagare, non mi ha detto niente, semplicemente perché a me quel sito mi ha svoltato sotto tanti punti di vista e quindi condivido il verbo. Per il resto, se avete richieste particolari di un video specifico su di qualcosa di cui ho accennato in questo video, me lo fate sapere nei commenti. Se avete altre domande, me lo fate sempre sapere nei commenti. Poi, se sono 2 o 3 domande che si ripetono, magari io vi rispondo semplicemente sotto. Se le domande sono tante, vedo che ci sono i presupposti diversi, di vario tipo, insomma, vedo un attimino. Altrimenti, se ci sono i presupposti, faccio un video collegato a questo video. Quindi per il momento è tutto, mamma, bevo mezzo litro d'acqua per ripristinare la saliva che ho consumato e vi mando un bacione. Spero, a parte tutto, lo sapete che a chiusura del video mi impanico, spero di essere stata in qualche modo utile e di essere stata chiara, e spero di rivedere questo video e di capire che stavolta si capisce quello che vi volevo dire.